Ecco, dicevo, allora abbiamo quest'anima di Luigi Illica che da su si sente stasera, quindi sentiti questo peso di questo personaggio poliglotta come lui, perché lui parlava cinque lingue. Beh, da autodidatta. Io non sono poliglotta. Tu non sei poliglotta, ma quasi. E quindi dici com'è partita la tua esperienza da adolescente, così lo accompagniamo e vediamo come un ragazzo di provincia poi arriva a dove è arrivato Seba. Fammi fare una piccola premessa, voi, certo. Voi stasera vi aspettavate un'altra persona, sì. Luca Farinotti, che purtroppo fino all'ultimo momento ha cercato di esserci. Peccato che un paio di giorni fa si è caduto banalmente da una scaletta mentre trafficava vicino al soffitto, e da questa caduta si è fatto quattro fratture alle costole, di cui due scomposte, per cui oggi pomeriggio, siccome stava male, è andato in ospedale a fare un ulteriore accertamento, e le due fratture inizialmente individuate ce ne erano altre due scomposte, certo, e quindi il medico ha detto assolutamente per un mese lei deve stare immobile. Quindi si scusa molto, anzi ha tenuto proprio a dirmi che lui farà l'impossibile per venire più avanti appena il suo isolamento sanitario e clinico. Vabbè, gli facciamo tanti auguri, no, speriamo in una pronta guarigione, certo. E quindi questa sera facciamo una riserva, che è comunque una signora riserva, che poi ti vedremo anche venerdì sera. Sì, 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 no, venerdì sera. Allora, ritornando a noi. Un adolescente che in quei di Fidenza muove i primi passi comunque in mezzo alla musica. Io ti dirò, possiamo partire da bambino invece che da adolescente? Ah, va benissimo. Perché è lì che è nata la voglia, nel senso che io mi è sempre piaciuto cantare, ho sempre avuto poca voce, ma sempre grande voglia di cantare, grande, penso, passione proprio. E quindi quando ero bambino avevo questo slancio passionale per la musica, come tanti bambini, è una roba molto naturale. Che va coltivata, quindi se ci sono delle mamme... Assolutamente. E mi ricordo benissimo che un giorno in televisione, la domenica mattina, a casa di mia nonna, c'era la messa dal santuario di Loreto, la Madonna di Loreto, che oltre alla messa c'era la nostra corale, la corale di Fidenza, che cantava. Sì. Che c'erano tante corali, e quindi cioè, mia nonna diceva, quelli sono quelli del Duomo, il Duomo di Fidenza da casa di mia nonna distava 150 metri, per cui diceva, come, cioè, sono in televisione? Sì, dove, come lì è nata la voglia, forse anche un piccolissimo slancio di esibizionismo infantile, perché Sano. Non è soltanto cantare, vuol dire, ma se questi cantano, ma sono lì, Certo. Però insomma il vedere un coro, la polifonia, quindi queste voci che si intrecciano in maniera magica, cioè non è soltanto il canto che è molto naturale, lì è qualcosa che trascende, va al di là, perché qualunque tipo di canto polifonico, cioè armonie che vengono studiate proprio a tavolino, perché non sono naturalissime, no, certo. Implicano naturalmente uno studio, e quindi c'era qualcosa di magico. E io due giorni dopo sono andato dal mio prete, che era poi il direttore del coro, che si chiamava Don Rino, che era il parroco del Duomo di Fidenza, che per inciso pare, è quasi sicuro, che sia stato il riferimento di Guareschi per la figura di Don Camillo, perché lui in prima nomina, diciamo così, da sacerdote dopo la guerra, l'avuta. È stato parroco a Polesine Parmense. E Guareschi ha preso spunto da lui, e per Peppone pare dal sindaco di Fontanelle di Rocca Bianca. L'ispirazione è venuta da due indigeni. Quindi io sono andato dal prete che non conoscevo, perché in realtà la mia parrocchia non era qui, io andavo da mia nonna, ma io abitavo in un'altra parte di Fidenza. E lui, mi ricordo che mi fece proprio il provino, che semplicemente lui aveva un pianoforte dentro la canonica. Penso fosse pianoforte, anche se lui in realtà non suonava il pianoforte, lui suonava l'armonium, l'organo, però forse nella canonica aveva il pianoforte. E facevo questi vocali, na 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 na, e io dovevo cantare, per cui insomma, con un po' di paura l'ho fatto, evidentemente ho passato il provino e sono stato in quella corale per 6 anni. Quindi sei arrivato a 12 anni? A 14 anni, ho iniziato 8 anni. Vabbè. Quando ho cambiato voce, da adolescente, ho smesso, però... Sì.
però mi è mancata molto questa cosa, cioè non so, nello stesso tempo mi sono andato al liceo, no? Sì. Liceo classico, ovviamente gli impegni scolastici crescevano, però un po' il cambiamento di voce, un po' la scuola, cioè io ho deciso di smettere. Però è stata una decisione che poi era abbastanza conflittuale, perché dentro di me sentivo che volevo cantare e quindi ogni tanto avevo la voglia, però non potevo tornare nella corale, o perlomeno non era quello forse l'idea che covava a livello subliminale, però mi ricordo che alla fine del liceo un mio compagno di liceo, che in realtà aveva un anno più di me, che è il fratello di Gene Gnocchi, Charlie Gnocchi, lui suona la chitarra, insomma, suonava. Lui diceva, dai, vieni a cantare nel mio gruppo, no? Sì. E io avrei voluto cantare nel suo gruppo, però ero molto imbarazzato perché ero timido. Cioè, malgrado avessi cantato per tanti anni, però in una corale, anche da solista in qualche occasione, però sempre in una corale, e l'idea di andare invece... Di fare il solista è un'altra cosa. Quindi la passione è nata lì, perché comunque nel frattempo io ho iniziato ad ascoltare musica... straniero, cioè sono partito come molti dai Beatles e poi ho fatto tutto un percorso ritroso della musica inglese americana, e quindi cioè, quella cosa lì mi ha molto formato. Nel frattempo, proprio perché mi ero appassionato alla musica, io mi sono appassionato alla lingua. Però scusami, sì. La tua esperienza appunto che tu racconti degli 8 anni e quindi era anche supportata da amici che insieme a te coltivavano, oppure eri davvero individualista, cioè eri da solo? Perché molte volte sappiamo che i ragazzi a quell'età si lasciano trascinare dalla compagnia, no? Quindi invece mi par di capire che tu abbia fatto questo percorso da solo. Assolutamente, cioè io avevo proprio una autentica passione per il canto. Cioè, molti dei miei compagni, non che fossero meno di me, ma andavano per divertimento, per stare in compagnia invece che andare all'oratorio, a parte che era l'oratorio poi, invece che andare a semplicemente giocare a pallone, andavano anche nella corale, anche perché il nostro prete, che era il direttore del coro, aveva una prelazione e preferenze per i cantori, perché erano la sua creatura lì dentro. Io ci andavo perché volevo cantare. Infatti, cioè, mi ricordo che le prove erano il mercoledì, la prova, io ero nei voci bianche, quindi il mercoledì provavano i contralti, il venerdì provavano i contralti soprani insieme, quindi io andavo il mercoledì e il venerdì, ma io andavo anche il lunedì quando cantavano i soprani, perché lui, il Don Rino diceva, se volete potete fare, cioè non siete tenuti perché lì sono le prove dei soprani, cioè io ci andavo perché mi piaceva proprio. Ecco, quindi tu hai iniziato con questo... imprinting tutto locale, perché di fatto localissimo, casa chiesa si può dire, no? Quindi a Fidenza. Poi sei cresciuto, ovviamente dopo le scuole eccetera ti sarai posto anche il problema: come vivo, qual è il mio lavoro, come mi guadagno la mia da vivere. Beh, io sono, come in tutte le robe che ho fatto nella vita, sono estremamente tardivo e quindi ho sbagliato università, cioè una scelta una, poi ne ho fatto un'altra. Beh, succede. E poi quando sono uscito dall'università non sapevo cosa fare, perché cosa faccio? Io mi sono lavato in scienze politiche, ma mi piaceva scrivere, questo sì, mi è sempre piaciuto scrivere. Però mai e poi mai avrei pensato di poter fare della scrittura un lavoro, in effetti non lo faccio tuttora. No, era più logico che tu facessi politico, sì, magari col giornalista, però no, per cui sono andato a fare una roba che non c'entrava nulla, che mi piaceva zero, e poi a un certo momento, dopo 3 anni di questa cosa che mi piaceva zero, ho detto no, io non ci sto più dentro, io voglio fare il musicista, per cui ho detto basta. E nel frattempo sono successi un po' di casini grossi, molto grossi a livello familiare, che possono capitare nella vita, quindi io ho dovuto comunque accantonare questa idea, che a parte che è un'idea balzana, perché il musicista di mestiere lo può fare, lo poteva fare, perché oggi non può farlo più neanche quello, l'orchestrale, comunque una vitaccia, una vita molto pesante, difficile, oppure un musicista classico di un'orchestra sinfonica, comunque una vita complicata che ti porta lontano da casa, oppure una star della musica popolare italiana, ma bisogna essere una star, bisogna fare musica popolare italiana. Io non facevo
musica popolare italiana e ovviamente non ero una star. Poi ovviamente i casini familiari mi hanno tenuto lontano. E allora, dopo un po' che ero immerso nei guai familiari, ho detto, ma io qualcosa devo fare. Cioè, quindi ho detto, siccome nel frattempo ho imparato la lingua e l'ho imparata veramente bene, per la prima volta mi si è accesa una lampadina e ho detto, ma magari mettere a frutto la conoscenza della lingua potrebbe essere un'idea. Certo. Poi l'inglese adesso lo vedi, ormai esatto. È la seconda lingua universale. Esattamente. Sta diventando anche il cinese. Sì, sì, ma arriverà. Arriverà. E quindi io ho detto, ma proviamo, ma mi piacerebbe tradurre. Ovviamente, siccome scrivevo, siccome leggevo, mi sarebbe piaciuto tradurre libri, cioè tradurre romanzi, non fare traduzioni tecniche, anche perché io sono uno, proprio perché sono sempre stato animato da passioni. Se non faccio una cosa che veramente mi piace, facilmente mi annoio e difficilmente riesco a portarla avanti. Infatti sei approdato anche alla traduzione di due miti della letteratura. Lì sono stato fortunato. Con Beaver, certo, con Beaver e l'altro. Sono molto fortunato. E com'è nata questa fortuna? Come ha avuto inizio? Ma guarda, sono due. È la stessa cosa fondamentalmente. Da un lato, un anno, mentre io proprio nel pieno dei casini familiari, Luca Crovi, che tu conosci bene, Luca Crovi è un nostro amico, è stato conduttore di una trasmissione di Radio 2 prodotta dalla Fabrizia per 7 anni, giusto? 7 edizioni. Sì, un amico. E un anno Luca mi disse, guarda, è successa una cosa, cioè io vado a questo festival, che era il Noir in Festival a Courmayeur, sì, che è il festival del noir per eccellenza. Vado fra una settimana, mi ricordo, portavo 4 giorni, e perché non vieni anche tu? Doveva esserci nel salotto letterario un sassofonista, un pianista, non mi ricordo, che ha dato buca all'ultimo momento. Vieni anche tu, così dai, vieni a suonare un po', tanto ti pago il vitto d'alloggio, non ti possono pagare, però ti posso pagare il vitto d'alloggio, e intanto stai lì, magari ti guardi qualche film, e poi vedi ci sono tante case editrici, magari conosci. Ma no, guarda Luca, non ce lo voglio, sono incasinato. Ma no, dai, vieni. No. Alla fine mi ha convinto, per cui io sono andato con la chitarra e facevo praticamente finta di suonare durante questi salotti letterari nel bar dell'albergo principale di Courmayeur. Facevo finta. Beh, perché facevi finta, ma in effetti facevi anche sottofondi, quindi sì, diciamo che la tua perché è la prima roba che mi hanno detto. No, perché comunque ci si riprendeva e la tua musica era comunque. Ma la prima roba che mi è stato detto, ma mia tal casè, no, non fare rumore, mi raccomando, non disturbare. Perché la musica disturba a volte, almeno. Allora io dico, vabbè, no, per cui io suonavo veramente piano. Però cosa succede? Che durante questa cosa qui, una persona che tu conosci, che era Tecla Dozio, che era quella che curava i salotti letterari, dice, ma mi ha detto Luca che tu canti. Io dico, sì, in realtà canto e suono, cioè io non sono un vero chitarrista, mi accompagno, sono però. E fu un successone, adesso vabbè, lui non lo vuole dire, ma non è esattamente così. Però insomma, a mezzanotte, non durante il salotto letterario vero e proprio, ma dopo il cinema c'era ancora un ritrovo, e quindi quelli che erano più avvinazzati e rimanevano in giro fino a tarda notte si fermavano. E quindi una sera praticamente io canto 2 o 3 pezzi e quella sera lì il direttore di questo festival mi dice, guarda, siccome qualche mese fa a Venezia credo, il film La famiglia di di Scola, di un film di un regista italo-americano molto famoso, non mi ricordo più adesso il nome, si chiamava La famiglia anche quello, comunque l'attore principale, che era Chris Penn, il fratello di Sean Penn, quando questo film Abel Ferrara vince il premio, per festeggiare, siccome lui suonava un po' il sax, tira fuori il sax e si mette a suonare. Siccome era nella giuria anche di questo festival, allora il direttore del festival, guarda, siccome lui ha suonato il sax, ma perché non lo coinvolgiamo, facciamo suonare il sax? Gli pesco io un sax e tu ma io cosa gli faccio? Cosa gli dico? Ah, guarda, io ti porto, metto il sax lì, ti porto Chris Penn, tu devi convincerlo a suonare. A suonare.
Vediamo, no? Per cui Crispin si presenta e gli dico: guarda, c'è una piccola sorpresa, guarda cosa c'è, ops, e gli faccio vedere la custodia. Non è che no, più tardi, mi dice, più tardi, magari vengo e canto qualcosa. Vabbè. E lui si presenta più tardissimo, in condizioni non molto buone, non a caso Crispin, poveretto, è morto giovane per eccessi. Si presenta e prova a cantare qualcosa, però insomma poi dopo si allontana, perché non era visibilmente non in buone condizioni. Con lui c'è questo altro tizio che si ferma e comincia a farmi delle domande. Dice: ma che chitarra è quella lì? È un americano, no? E gli spiego: ma se la vuoi provare? No, ma io una volta suonavo. Ma tu come ti chiami? Mi chiamo Seba. Tu come ti chiami? Mi chiamo Jeff. Bene. E ho detto: mi piace come canti. Detto: tu Jeff cosa fai? Cioè, cosa sei? Sei un produttore, non so. No, io scrivo. Ah, cosa scrivo? Mi chiamo Jeffrey Deaver, scrivo. Sono uno scrittore di noir, dice, di thriller. Ah, quello che ha scritto Il collezionista di ossa, mi dice, che poi è diventato un film con Denzel Washington, e quello che ha lanciato Angelina Jolie. Io si vede che faccio una faccia come quella che... Ma come fanno? Non lo conosci, mi fa. No. E fin non l'hai visto? No. No. Beh, insomma, per farla breve, ci scambiamo l'email e il numero di telefono, perché ci siamo risultati simpatici a vicenda. L'indomani, quando incontro Luca Crovi, guarda, ieri sera c'era un tizio. Non mi ricordo come si chiama, ma mi ricordo che ha scritto Il collezionista. Ma come fa? È Jeffrey Deaver, è famosissimo. Morale, Luca mi regala un suo libro, e nel frattempo io e Jeffrey Deaver iniziamo a scambiarci degli email, ovviamente, ma cioè non frequentissimamente, però oggi. E l'anno dopo, quando lui è tornato in Italia per il Festival della Letteratura a Mantova, cioè, mi squilla il telefono, mi dice: ciao, sono Jeff. Dove sei, Jeff? Sono a Mantova, vieni a pranzo con me domani. Perché lui fa così, Bob. Io ho detto: va bene, dimmi a che ora. E quindi sono andato a trovarlo. E insomma, per farla molto breve, questa cosa è andata avanti. Poi dopo lui è tornato ancora, sempre rimasto in contatto, ed è tornato un giorno in cui dovevo fare una presentazione alla Libreria del Giallo di Milano. Siccome l'allora libraio, poveretta, non c'è più, era nostra amica, io gli ho detto: guarda, siccome viene Jeff, viene da te, invece che chiamare un interprete della casa, dice, vengo io a fare l'interprete, anche se io non facevo l'interprete, non l'avevo mai fatto. Vengo io, così siamo in compagnia, e gli facciamo anche una sorpresa. Forse tu questo episodio non lo sai, della sorpresa. No, della sorpresa no. La sorpresa è che gli avremmo fatto un concertino in suo onore, io, Paolo Del Conte, di Castella 4, e Cecco, che era il nostro amico, in trio. Morale, quel giorno era l'11 settembre del 2001. Noi siamo a casa di Cecco, che è a Milano, a provare i pezzi che dovevano suonare insieme. Quando gli arriva una telefonata da casa mia, dice: guarda, mai visto la televisione? E ovviamente accendiamo la televisione e la scena della seconda torre che ci crolla davanti si dipana. E alla sera ovviamente Jeff non ha fatto la presentazione, però è stato talmente signore, talmente carino, da presentarsi ugualmente in libreria, per quanto con quasi un'ora di ritardo, perché la sua compagna aveva il figlio a Washington, e loro abitavano vicino al Pentagono. Sapete che il Pentagono è stato colpito. Certo. Per cui aveva cercato di mettersi in contatto telefonico con suo figlio, il figlio della sua compagna, ma non riuscivano proprio a parlare. Insomma, alla fine ci sono arrivati tramite la casa editrice inglese. Quindi lui si è presentato lo stesso e ha detto due cose per salutare quella gente che era comunque venuta. E ovviamente poi ha rilasciato una dichiarazione a TG3, Lombardia, e io gli ho fatto da interprete per il giornale, sì. Che era Bosco. Sì, Andrea. Esatto. E l'allora
direttrice editoriale di Sonzoni, che era la casa editrice del gruppo Rizzoli, che pubblicava il libro di Giuseppe Di, mi sentì e mi vide fargli da interprete durante questa breve intervista. Beh, per la RAI, che naturalmente chiedeva a Jeff non dei suoi libri ma di cosa, quali erano le sue sensazioni, certo, su quanto accaduto. E quindi l'anno dopo hanno chiesto a me di fargli da interprete. Io, ripeto, io l'interprete non l'avevo mai fatto, quindi l'anno dopo io, in maniera assolutamente scriteriata e no, molto, cioè ho avuto anche un bel becco di ferro, sono andato in giro una settimana con Jeff Di Vere, ma le famose coincidenze della vita, a fare da interprete. Io non sapevo assolutamente come si faceva, perché io non ho fatto studi linguistici, cioè, io conosco la lingua, quello è vero, quello lo posso dire perché è vero, credo che lei lo possa confermare. Beh, ma di questo è fondamentale conoscere lingua, conoscere l'impostazione, il suono, quindi ovviamente non è che è vero, perché però lui si sminuisce sempre. Infatti l'ho detto all'inizio. Però è vero che ci sono. Allora, io faccio il traduttore, il mio lavoro principale è il traduttore, io traduco libri, però poi faccio saltuariamente l'interprete. Solitamente sono due competenze diverse, cioè uno fa una cosa, uno fa l'altra, e solitamente gli interpreti vengono da una scuola di interpreti, una scuola specifica. Sì, io, perché c'è una tecnica particolare. Che aggiunge anche che li scrivi i libri. Questa è un'altra roba. Adesso arriviamo, Per cui io però, proprio lì a Courmayeur, dove ho conosciuto Jeff, proprio in quei giorni io ho visto degli interpreti che traducevano autori stranieri, soprattutto dallo spagnolo, però non è molto diversa, la tecnica è la stessa. La tecnica è la stessa, diciamo che sono anche abbastanza, se mi posso addentrare un attimo nello specifico, è che il traduttore è molto tecnico e molte volte non ha letto il libro, e quindi si limita veramente alla traduzione. Tante volte noi abbiamo, anche quando vediamo dei semplici servizi, che siano delle interviste, che siano dei reportage o che sia veramente una presentazione di un libro, è molto asettico, mentre invece la conoscenza del personaggio, quindi dello scrittore, e la conoscenza quindi anche del suo carattere ti permette di interpretare di più la traduzione. Beh, per questo, cui ecco perché con lui hai poi suggellato un rapporto così quasi fiduciario, sì, no? È un quid in più. È assolutamente vero, va detto, perché è vero che in realtà questa cosa è continuata negli anni, perché si evidentemente è stata un'amicizia. No, ma poi è evidente che nessuno si è tanto lamentato del lavoro che svolgeva, altrimenti ne avrebbero preso un altro. Questo, però c'è il fatto che alla base c'è un'amicizia, perché quello è fondamentale. Certo. Però insomma, io ho fatto un anno, quell'anno lì, io sono stato una settimana in giro con lui senza aver mai fatto l'interprete una volta. E quindi io, vedendo quello che avevano fatto gli interpreti a Como, io capivo che prendevano appunti, dicevo, ma come fa questa a ricordarsi tutta sta roba? Magari sono 3 minuti che parla, perché è impossibile, se non si prendono gli appunti, siccome abbiamo un cervello solo. Ma ci sono delle astuzie, perché è chiaro che ti basta in una frase, per ricordarla, concentrarti sulla parola, una parola. Talvolta basta una parola. Esatto. Infatti, queste sono le tecniche. Mi capita tutto ogni tanto che qualcuno mi avvicini e mi dica, ma lei usa una stenografia? Io non stenografo, però io scrivo malissimo. Quando traduco, 9 volte su 10, se non traduco bene una cosa, perché non capisco quello che scrivo? Perché ho una calligrafia pessima, ma è vero, E quindi a volte quella parola, come dici tu, che mi serve per ricostruire quello che è stato detto, non riesco a capirla. Non riesco a decifrarla, la tua scrittura. Esatto, scrivendo velocemente con una pessima calligrafia, e quindi non ha capito. Come succede, non è una balla. Sì, certo, ma... E quindi questa cosa, poi naturalmente, ovviamente, come tutti i lavori, si impara facendoli. Certo. Quindi più volte uno fa un mestiere, più volte uno
si trova in una situazione. Però tu adesso passiamo da Diver a Lesbe, sì, e vediamo un attimo, perché si è anche un'altra amicizia si è consolidata. Ma in realtà ne ho diverse, però diciamo che i due autori, beh, con i quali sono in maggiori rapporti, sì, più stati sono loro. Ma questo lo devo anche a te in parte. Eh sì, perché vabbè. Beh, in qualche modo dove sì. L'hai... Sì, certo. Beh, diciamo, perché diciamo che la Rai in modo molto cauto, quando ha lanciato questa serie di gialli, non ci credeva, e quindi io mi sono dovuta scontrare, non so se ti ricordi, che c'è stato anche il momento di quando mandarlo in onda per i gialli, perché parlare di gialli, di omicidi, di cose, di delitti, sconvolgiamo l'opinione pubblica. Poi invece abbiamo visto che ormai la cronaca è nera ormai e i gialli sono diventati all'ordine del giorno. No, è vero, quindi vedi, siamo stati antesignani, esatto, anche in questo. No, dico, vabbè, che c'è anche il vostro zampino, il tuo zampino, perché io Lesde, che ancora una volta confesso non conoscevo, non avevo letto una sola riga, l'ho conosciuto grazie a Luca Crovi e grazie a voi, perché Luca Crovi lo invitò un anno, e parliamo del 2003 credo, a Trieste, sì, a un festival che poi non, credo che non venne più fatto per una serie di motivi. In questo festival c'era anche Pinkett, povero, ricordiamo, c'era Pinkett, c'era Carlotto, c'era... quell'anno lì due ospiti d'onore stranieri erano lui, Joe Lansdale, e Ann Perry, che è una scrittrice inglese, che io conoscevo già invece. Infatti ero stato io, tramite Luca me l'aveva chiesto, a invitarla praticamente, e quindi io sono andato a questo festival, stavolta sì, a fare da interprete, e per la prima volta ho fatto qualcosa nella vostra trasmissione, che era ospite del festival, per cui ho conosciuto te, ho conosciuto Alberto Fognini che era il regista, e ho conosciuto la trasmissione, per cui per la prima volta sono stati in Rai. E poi era tutti i colori del giallo. Esatto, tutti i colori del giallo, sono stati in Rai. E quindi c'era ospite Joe, che io non conoscevo, però Luca mi aveva mandato due libri, di cui ne lessi uno, non tutti e due, e mi mandò un terzo libro, che è un romanzo breve, che si intitola Baba Hotep, è stato pubblicato in Italia con questo stesso titolo, che è un titolo che non significa nulla, è un nome inventato. Di una mummia, che è anche il titolo di un film omonimo, tratto dal film, molto bello peraltro, un B-movie ma molto bello. E quindi Luca mi dice, senti, tu dovresti fare questa cosa per il festival, dovresti tradurre questo romanzetto, questo racconto, mi dice. In realtà era un romanzo, breve, ma sempre 80-90 pagine, naturalmente gratis, per cui, perché... ma la fame arriva così, certo. Dalla fame, cioè bisogna fare molti lavori per gavetta, ma li faccio anche adesso gratis, spesso. Tiziana, no, a parte stasera che non c'entra, ma non è mica lavoro questo. Amicizie, io ormai sfrutto, non è mica lavoro, però per dirti, c'è stato un tizio 20 giorni fa che non so neanche chi sia, io non so da dove stati fuori, lui mi ha mandato un libro su Cherry, il chitarrista, su Franco fatto da lui, no? Lui ha trovato il mio nome da qualche parte, guarda, ho fatto questo libro, però sto facendo un libro su Wes Montgomery, che è uno dei chitarristi jazz più famosi della storia, per cui mi scrive, io non l'ho mai visto, dice, guarda, vorrei che tu, siccome ho la prefazione fatta da un chitarrista contemporaneo di adesso, americano, su Wes Montgomery, mi piacerebbe che me la traducessi tu. E allora ho detto, va bene, non c'è problema. Per cui, cioè, dimmi cosa ti devo. Cosa ti devo? Gli ho detto, quanto è lunga questa traduzione? Ho detto, ma 5 pagine, ma no, gli ho detto. Ma figurati. Tu che romanzi, mandamela. No, guarda, no, dai. Peste me ne incolga, perché è una delle cose più complicate che mi sia mai capitato di avere per le mani, perché è scritta da un non scrittore, quindi è completamente sgrammaticato, allora in uno slang complicatissimo, uno slang proprio anche jazzistico, ma mal scritto proprio. Però vabbè, insomma, comunque, per tornare a questa cosa, lui mi dice, Luca, guarda, ci sono i due autori, Ann Perry e Joe Lansdale, regalano
questa è una cosa anche divertente, alla cittadinanza di Trieste, e nella fattispecie al quotidiano storico di Trieste, il piccolo, un racconto che verrà pubblicato ad apertura del festival. Bello. Bellissimo, una bella idea. Bello. Perfetto. Ampero mi manda un racconto lunghetto, però sono 10 pagine circa, però che compresso in una pagina scritta di giornale ci sta più o meno. Tra l'altro molto in tono con l'atmosfera triestina, perché è l'episodio, cioè il capitolo pilota di una serie di 5 romanzi che lei ha scritto ambientati nella Prima Guerra Mondiale. Trieste a due passi, c'è cioè il Carso con il fronte, no? C'è quindi, stato anche Luigi Illica. Ecco, vedete, si torna sempre qua. E torna. E quindi io traduco questo racconto. E Gio mi manda questo. Gio non ha capito, o meglio, siccome Luca si spacciava per conoscitore della lingua, secondo me non so cosa gli abbia detto, lui non gli ha mandato un racconto con l'idea di farlo pubblicare su una pagina di giornale, lui gli ha mandato un libro, praticamente. Sì. Luca cosa ha fatto? Me l'ha fatto tradurre, io mi sono, ma questo non è un racconto, è un libro, no? Però l'ho tradotto. Però siccome nella prima pagina, anzi nella prima riga, della prima pagina di questo racconto, che vede per protagonista Elvis Presley, che si sveglia dopo un coma in una casa per anziani, dove tutti gli ospiti sono convinti di essere qualcun altro, per cui c'è un tizio che crede di essere John Fitzgerald Kennedy, però in realtà, oltre che morto John Fitzgerald Kennedy, era nero, era bianco, lui invece era nero, lui era nero. C'è uno che crede di essere Dillinger, il pericolo pubblico numero uno, eccetera. Per cui tutti gli infermieri dicono, sì, vabbè, tu sei John Fitzgerald Kennedy. Come io sono Napoleone, siete tutti dei malati di mente, per cui... Peccato che Elvis sia il vero Elvis, per una serie di motivi, non vi racconto perché... merita di essere letta questa cosa. Però la prima riga della prima pagina, Elvis si alza il lembo del lenzuolo e si guarda la sua mascolinità e si rende conto di essere di nuovo uomo, praticamente. Cosa di cui non solo lui non poteva essersi reso conto perché era stato in coma prima, ma lui era sicuro di non esserlo più da tempo. No? Però insomma, Joe Lansdale lo scrive in maniera un po' più forte di come ve l'ho detto io. Per cui quando io consegno la traduzione che passa alla direttrice del festival, non so se te la ricordi, lei immediatamente dice assolutamente no, perché a Trieste, tra l'altro in quei giorni, c'era una giunta di destra, molto bacchettona, che era quella che aveva dato l'ok al festival, quindi non era il caso di sfidare la giunta. In questo modo. Il libro non è un porno, ma è sicuramente sboccatissimo, perché Lansdale è così. Quindi cosa è successo? Alla fine questo romanzo breve, un racconto lunghissimo, che Joe aveva dato, convinto che venisse pubblicato in una brochure o qualcosa, è stato pubblicato neanche sulla rivista su cui doveva essere pubblicato, non dico sul piccolo, perché c'è una rivista di una piccola casa editrice specializzata in horror, ma questi qui cosa hanno fatto, i furbetti? Ne hanno ricavato un libro e l'hanno venduto. Naturalmente Joe non l'ha visto un centesimo. Poi Joe, quando si è reso conto di questa cosa, ha fatto finta di niente, vabbè, è andata così. L'italianità. È andata così. Però questi ne hanno fatto 3 edizioni, perché il libro ha esaurito l'edizione. Terzo anno in cui si è presentato, ha visto la terza edizione, la quarta, non mi ricordo, addirittura con la copertina diversa. Basta, ho fatto telefonare alla casa editrice dal suo agente e ho detto adesso vi inibiamo, perché per cui, però questa cosa buffissima della giunta che dice no, e quando io poi, quando ho conosciuto Joe, perché all'inizio non sapevo chi fosse, però poi abbiamo fatto una settimana insieme, quindi ho detto Joe, senti, adesso vuoi ridere, ti spiego cosa è successo, che cos'è successo, allora il tuo romanzo è stato censurato, no? Allora lui mi dice, ma come? Nei miei libri ogni due parole c'è un'imprecazione, una nudità, una bestemmia o una scena di violenza. Di violenza, di violenza. Beh, se volevano un autore per educare, dovevano invitare qualcun altro. E quindi insomma, poi vabbè, naturalmente, sempre per il gioco delle casualità,
poi le persone si prendono, per cui... Ma tu quando hai conosciuto poi loro sei andato in America e quindi hai iniziato questo tuo, diciamo, voglia di viaggiare e quindi di conoscere meglio l'America, o c'eri già andato prima e questo ti ha dato poi l'occasione, lo spunto per andare? No, io ero già stato almeno una volta negli Stati Uniti, cioè, anzi una volta negli Stati Uniti. Poi nel frattempo io mi ero fidanzato con una ragazza americana, per cui praticamente... È molto paziente, posso dirlo, dai, posso dirlo, perché l'ho conosciuta. All'inizio tutte sono pazienti. Ecco, propendo. Sì? Comunque, per cui siamo stati in America diverse volte, ovviamente. Sì. In realtà io la passione per la cultura americana ce l'ho sempre avuta, legatissima alla musica. Quindi sono tante cose che si intrecciano, i libri sono una parte di quello. Poi sono stato anche a trovare il mio autore a casa loro, però successivamente. Ti hai portato le come si chiamano, che lui Lasley portava sempre come regalo, i magneti. Non mi ricordo se ho portato dei magneti alla moglie di Joe, non credo. Però sono stato, sì, sono quei magneti dei frigoriferi che ti danno tutte le calamite. Sono stato un paio di volte sia in Texas, dove abita Joe, che in North Carolina, dove abita Jeff. Sono stato una settimana a casa, la seconda volta a casa di Joe, una settimana intera, che poi è quando poi ho fatto il libro su di lui. Certo. E sono stato una settimana intera a casa di Jeff, poi sono tornato dove lui abita, ma non più a casa sua, ma sono stato lì comunque due o tre giorni, quindi sempre in loro compagnia comunque. E nel frattempo li ho fatti conoscere, perché loro non si conoscevano. E quindi sei stato tu che li hai fatti conoscere. Loro si sono incontrati tramite me. E l'esperienza tua adesso, al di là degli autori e degli scrittori, ritorniamo da dove siamo partiti, dal ragazzo della provincia di Fidenza che arriva in America e che con questa passione della musica finalmente può respirare l'aria del country, che ricordo che suonavi anche per noi, oppure ecco, che cosa hai visto dell'America che era attraverso i racconti e i libri e attraverso la passione appunto della musica? Beh, è un paese che resta secondo me straordinariamente interessante sotto moltissimi punti di vista. Perché anche tu eri un po' quasi un pioniere che andava a scoprire qualcosa, dei pionieri. Però tieni conto che sempre perché c'è questa ingenuità e anche un po' di incoscienza. Cioè, io la prima volta che sono stato negli Stati Uniti sono andato a suonare con la band che avevo al tempo. Okay. Poi ci sono tornato altre due o tre volte a suonare. Però la primissima volta, nel 96, ci sono andato con una band di Fidenza. Quindi molte cose che tu ti immagini attraverso gli strumenti che sono alla portata di tutti, cioè i film, i libri e la musica, che poi sono veramente il loro specchio culturale primario, corrispondono a quello che poi trovi e che vedi. Ci sono molte cose che sono ovviamente un po' più fasulle di quelle che tu ti immagini, o meno fasulle di come tu te le immagini, e poi ma la gente come reagisce? Cioè, noi abbiamo dalla parte nostra italiana la canzonetta, no? Quindi arriviamo quasi al discorso quasi della canzone napoletana, che è quella che è portata in tutto il mondo attraverso anche ultimamente, che sto parlando degli ultimi 20 anni, da Arbore, quindi con la sua orchestra. Quindi noi abbiamo esportato semmai una cifra musicale che è legata a questa. La cifra musicale americana che tu invece hai sentito e hai ritrovato, come, visto che a te appassionava tantissimo e hai avuto una fascinazione rispetto a questa musica? Ma io credo di avere colto quello che in maniera virginale avevano colto molti anni prima i Beatles e i musicisti inglesi che erano stati folgorati dalla musica
da rock and roll, dalla fine degli anni 50, che a sua volta era figlio di qualcosa, non nasceva dal nulla, no? Certo. Io ovviamente tutte quelle esperienze ce le avevo già nel mio bagaglio, perché le avevo filtrate, esatto, tramite loro. Certo. Però ti rendi proprio conto che la musica popolare loro, insomma, è un bagaglio che è imprescindibile. Cioè, loro hanno un vantaggio. Quindi a te mancava questa cosa delle origini. Ce l'avevo, origini, però, ma sì, però avevi, quando vai lì lo vedi, certo, lo tocchi. E soprattutto ti rendi conto veramente che comunque, qualunque cosa tu faccia, non sarai mai un originale. E proprio questo però serve, perché allo stesso tempo, pur io avendo continuato a fare musica in lingua inglese, quindi cioè ho capito che dovevo avere una mia via, certo, cioè che è una piccola via, perché non posso pensare di inventare, di creare nulla, però pensare di farla come la fanno loro non ha senso, perché è una brutta coppia comunque. Beh, questa è una consapevolezza sana, voglio dire, perché è chiaro che esserne consapevoli, cioè puoi arricchirlo. Cioè, no? Io ho provato a mettere insieme tutti gli ascolti della mia vita, che sono soprattutto anglo-americani, ma non soltanto, perché c'è musica classica, musica polifonica, sì, la musica nostra anche, in quel calderone che poi spero sia un po' la mia, ma la come mia voce. Ma come lo vivono gli americani, l'italiano in America, che è il nostro caro Sordi? Ma guarda, loro sono molto, come, sono molto tranquilli, molto aperti, dal punto di vista. Cioè, per loro non è un problema se tu vai lì a cantare Summertime di Gershwin. Non sono gelosi loro? Assolutamente. D'altro canto, cioè loro comunque, malgrado noi abbiamo fatto tante cose per distruggerlo, hanno il mito dell'Italia. Cioè l'americano medio, perlomeno quello che almeno ha messo, non ti dico il naso fuori dallo Stato, ma fuori di casa, sì, ha proprio l'idea, scusate mi metto la felpa perché sono un po' di freschino, proprio l'idea, sì, cioè che la sua vacanza ideale, se potrà mai permettersela, è venire in Italia. Cioè la dolce vita esiste ancora, certo, per loro. Cioè, quello che hanno raccontato i nostri film sono diventati poi il biglietto da visita italiano, che poi ha parlato dell'Italia quella migliore, lasciamo perdere che poi hanno parlato anche di quella peggiore. Sì, però poi, però se hanno quell'idea, cioè a me è capitato tante volte, un giorno sono andato, mi fa ridere questa cosa, ero a Denver, sono andato, siamo entrati in un pawn shop, quello che non è, noi chiameremmo banco dei pegni, ma non è, è una cosa un po' diversa. Comunque, sì, se vedete qualche programmaccio sul digitale terrestre, ne fanno vedere di queste cose. Sì. Comunque, siamo entrati così, per curiosità, per vedere se per caso non c'era una chitarra, un'offerta speciale da comprare, sì, no? Che non c'era. E uno dei commessi di questo negozio è un ragazzo di colore, con un vestito da rapper, non so, ci ha servito lui, molto molto simpatico, molto. E quando ha sentito Italia è impazzito. Italia. Cioè, sembrava veramente che non fosse arrivato, fosse arrivato Frank Sinatra, l'Italia è un mito. Pavarotti, capito? Cioè, e lui, un ragazzo di colore, cioè uno che viene dai bassi fondi del rap, no? E però l'Italia è l'Italia. E mi metto due cose, non mi ricordo, sembra pizza, no? Cioè, ma una sciocchezza, però io gli ho detto due cose. E lui è trasecolato, ma come, c'è anche quello? Ma io devo venire, prima o poi gli spaghetti, sì, prima o poi devo venire, no? Perché per loro comunque rappresenta qualcosa di unico, anche, cioè già l'Europa è un mondo lontano, ma l'Italia nell'Europa probabilmente è la meta, meta. Poi ovviamente l'americano medio conosce Venezia, Firenze, Roma, Capri, Positano. Però sono già è già qualcosa. Vabbè, è già un ventaglio che parla dell'Italia. Sì, sì, certo, certo. Quindi il percorso di Seba Pezzani è un percorso che adesso nella quotidianità e nella contemporaneità ti porta ad avere un gruppo musicale tuo. Sì, beh, ce l'ho da tanto tempo. Però adesso si è, sì, adesso è super consolidato da diversi anni. Meno male, nel senso che, cioè, una delle più grandi fortune che ci possono essere per un musicista
non famoso è quello di suonare con gli amici, cioè suonare veramente, veramente fra amici. Non solo perché... Vabbè, ma tutti i più grandi jazzisti, se non, non sono io che te lo devo dire, nascono proprio tra amici che poi sì, alla fine consolidano una band. Sì, però il jazzista, che poi jazzista fa la storia. Io non sono un jazzista, però un jazzista sei, proprio certo. per sua predisposizione musicale e natura tende però a voler proprio sperimentare proprio musicisti diversi, quindi a cambiare. Io invece proprio sono dall'altro lato e al di là del fatto che è bello suonare con gli amici, cioè si crea veramente una simbiosi tale da consentirti di avere quel qualcosa in più che rende migliore quello che fai. Certo. Peraltro, vabbè, dopo domani, se vi capita, non sapete cosa infatti fare. Infatti questa diciamo che è un po' un preambolo per arrivare poi a venerdì dove finalmente sentiremo sì, la musica. Non molti di noi lo conoscono già, non ci sarà la band. Sei famosa questa. Sì, infatti è lui. Non ci sarà la band al completo, saremo in trio, molto tranquillo, due chitarre acustiche e un organo, però... Se poi per caso vi venisse la curiosità, sabato invece suoniamo in 5, facciamo un concerto vero e proprio. E dove? Nel cortile del Palazzo delle Orsoline a Firenze, che è una cornice antica bella, sabato sera, e alle 9:30. No, la musica, ripeto, è sempre stato il collante, cioè se io faccio il traduttore oggi è un paradosso, ma lo faccio perché sono appassionato di musica. Quindi parliamo adesso, concludiamo questo percorso e questa passeggiata che abbiamo fatto, perché la giudichiamo così. Perché la cassetta sta finendo. Sta finendo, e quindi allora le ultime battute sui tuoi libri. Sì, ma libri che traduco o i libri... No, i tuoi. Io ho pubblicato 5 libri, uno scritto a 4 mani, è la prima cosa che avevo mai pubblicato, con Luca Crovi, che è una specie di thriller, io lo definisco un fumetto senza disegni, fumettone senza disegni, che si intitola Tutti i frutti, e poi invece ho scritto e pubblicato 4 libri sull'America, il quinto uscirà l'anno prossimo. Il primo è quasi autoprodotto, si intitola Mary Crazy, poi c'è il secondo che è il primo viaggio che ho fatto con questa band che ho adesso negli Stati Uniti, in realtà è un occhio sugli Stati Uniti visto dal finestrino del nostro furgone, però non racconta di noi. Certo. Racconta anche di noi. Sono gli occhi che cosa vedono. Esatto, racconta anche di noi, ma racconta soprattutto degli Stati Uniti. Che è poi quello che succede in quello seguente, che si intitola... come si intitola? Istruzioni per l'USA. Istruzioni per l'USA. Che è il secondo viaggio fatto in America, sempre con questa band. Poi invece ne ho fatto uno che mi è stato commissionato, che è un'altra cosa, perché si intitola Profondo Sud, e invece è un viaggio non vero, cioè un percorso ideale... Immaginario. Nella cultura del sud, del Dixie, degli Stati Uniti, fra libri e musica e film, la cultura in genere, quindi si parte dal North Carolina e si arriva fino in Texas. E per finire, l'ultimo libro che ho pubblicato un anno e mezzo fa, si intitola Joe Lansdale, in fondo è una palude, che è un gioco di parole con uno dei titoli dei suoi libri più famosi, che è In fondo alla palude, che è un bellissimo romanzo che vi consiglio vivamente di leggere, perché diventerà un classico, cioè è già un classico. Addirittura ci sono delle scuole in America che l'hanno adottato come libro di lettura, però sicuramente lo sarà, e racconta benissimo alcune delle contraddizioni più forti degli Stati Uniti, malgrado sia ambientato negli anni della Grande Depressione, nel Sud, però racconta fondamentalmente il tema del razzismo, visto dagli occhi di un bambino bianco, però potrebbe essere anche di un altro colore, non cambia, è molto bello. Enrica, ci sei, eh? Ecco, segnatelo questo libro per i ragazzi. E questo mio libro, che si intitola Joe Lansdale, in fondo è una palude. In realtà io avrei voluto chiamarlo La palude dei sogni, però la casa editrice ha insistito per chiamarlo in quel modo, perché così era un pochino più. È un ritratto di Joe Lansdale, è l'unico libro su Joe Lansdale disponibile fino ad oggi. Adesso c'è anche un documentario su di lui. Un documentario proprio specifico su di lui, però secondo me ne vale la pena. Però il libro che io avrei potuto scriverlo anche da qua, però l'ho scritto andando una settimana là, perché praticamente abbiamo chiacchierato per una settimana, lui lo sapeva, ci siamo messi d'accordo, e
da domande, da chiacchiere fra amici, poi sono venute fuori tante cose simpatiche, alcune che probabilmente scrivendole da qua non avrei tirato fuori, per esempio, poi vi lascio andare, una cosa molto, molto divertente, cioè molto divertente, significativa. Gio mi ha accompagnato, lui abita in un paese che ha un nome che è quasi impronunciabile, che è Nacogdoches, che è un nome indiano, nel Texas orientale, ai confini con la Louisiana. Però lui non è di Nacogdoches, lui è di un altro posto a un'oretta di macchina, che si chiama Gladewater, che è nel, un po' più a nord, lui dove è cresciuto con la sua famiglia. E mi ha portato a vedere questo paesone, questa cittadina, che è una zona petrolifera. Siamo andati anche al museo, dove c'è questa fotografia incredibile, in bianco e nero, fatta sempre negli anni della Grande Depressione, e da un cavalcavia. E sembra una foresta, in realtà è un pullulare di pozzi petroliferi, ce ne sono talmente tanti, quelli che loro chiamano oil derricks, che sono quelli con quella specie di argano, sì, quella puleggia che fa su e giù. Una specie di, sembra trivella. Esatto, sembra quasi un'altalena. Sì. E ce ne erano talmente tanti che sembrava una selva, cioè solo riguardando il poster ho capito che erano pozzi. In questo paese, dall'altra parte di questo museo, c'è una struttura, cioè vedi, la vedi quella casa lì? Sì. Lì c'era il cinema, e io venivo, mio papà e mia mamma, che erano poverissimi, poi gli davano, non so, mi davano, che ne so, 50 centesimi, con quei 50 centesimi lui vedeva il film e stava dentro due o tre volte, perché, a parte che a volte erano doppi spettacoli, poi lo vedeva due o tre volte perché gli piaceva vederlo, perché lui aveva questa fantasia che ha nutrito attraverso queste cose, leggendo, vedendo film. E poi andava con le monetine che gli restava, andava a comprare gelato. Allora mi diceva, vedi quel, ecco, vedi lì c'era l'ingresso, e la vedi la scala che c'è di fianco? C'è una scala, sembra una scala antincendio. Probabilmente quella scala lì era la scala della galleria. Quello era l'ingresso per i neri. I bianchi entravano davanti, i neri entravano di lì. E io mi ricordo un giorno, ero molto piccolo, camminando davanti al cinema e vedendo i neri che salivano, dico, mamma, perché i neri salgono di lì e i bianchi invece entrano di là? E sua mamma gli rispose, adesso sei troppo piccolo per capirlo. Per capire. Un motivo c'è, non è giusto, ma lo capirai un giorno. E l'altra cosa buffa, che lui invece, questa è buffa, che lui mi aggiunge a questa storia, è che i neri che andavano di sopra, ovviamente, sopra non c'erano i bagni, quindi loro dovevano uscire, se volevano andare al bagno, dovevano uscire, attraversare la strada per andare al bagno, forse c'era il Vespasiano, non so, comunque c'era la toilette. Allora i neri per ripicca pisciavano sul pavimento, sulla moquette. Quindi voi non volete che noi siamo in mezzo a voi, andiamo. E noi vi puniamo così. Va bene, allora noi ringraziamo Seba Pezzani. Grazie. Grazie Seba, grazie Fabrizio. Niente, abbiamo cercato di supplire a questa serata, rifacciamo gli auguri al nostro infortunato. Sì, ne ha bisogno. Perché...